Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e partiamo subito con il nostro TG, con l'edizione centrale di Blue Star News. Lo facciamo con lo sciopero organizzato da CGIL, CISL e UIL contro la manovra economica del governo Monti. Sciopero anche a Taranto. I sindacati confederali qui nel capoluogo ionico hanno ottenuto un sit-in sotto la prefettura. Sentiamo. Nodo pensioni e reintroduzioni dell'ICI, o meglio come è stata ribattezzata IMU. Sono questi i nodi pesanti che non piacciono ai sindacati di categoria CGIL e CISL e UIL che contestano la manovra economica del governo Monti. Anche a Taranto manifestazione di protesta sotto la prefettura. Pensioni e ICI sono i nodi grossi di questa manovra del governo Monti che il sindacato contesta. Sì, perché colpiscono chi già le tasse le paga. Questa manovra colpisce in maniera indiscriminata lavoratori e pensionati, non mette mano come invece potrebbe fare ai grandi patrimoni, a chi i soldi, parliamo proprio in maniera molto chiara, ce li ha, per cui noi siamo qui per dire che a saldo invariato c'è bisogno di fare degli aggiustamenti. I lavoratori e i pensionati non si sono mai sottratti a responsabilità anche pesanti, lo abbiamo fatto nel 92, nel 93, lo vogliamo fare anche oggi. Ma vogliamo che lo facciano insieme a noi altri che fino ad oggi invece sono stati abbastanza tranquilli. A partire dal metodo assolutamente inaccettabile su una materia così delicata qual è quella della previdenza, si elude il tema della concertazione con le parti sociali, quindi inaccettabile perché segna un pericoloso precedente che va subito rimosso. Nel merito, indubbiamente noi ci aspettavamo che un governo sostanzialmente autorevole dal punto di vista del patrimonio, del bagaglio tecnico, mostrasse un minimo di coraggio nel cambiare i soliti noti che sostanzialmente sono quelli che pagano sempre e comunque. Noi riteniamo che sulle politiche di bilancio abbiamo una sostanziale condivisione nel fatto che dover risanare i problemi di bilancio del paese, è un tema che accomuna l'intero paese, sul quale c'è assoluta condivisione. La non condivisione esiste su quelli che sono i soggetti che devono in definitiva pagare il prezzo di questo risanamento. Il nodo è che la manovra è iniqua perché colpisce le fasce più deboli, colpisce ancora pensioni, le pensioni basse e i lavoratori. Con varie manovre, dall'aumento dell'IRPEF, dell'addizione all'IRPEF, all'ICI, ad altri provvedimenti, i redditi medio-bassi avranno un carico fiscale pesante, pensiamo anche all'ICI. Per questo abbiamo fatto delle proposte molto precise, abbiamo detto per quanto riguarda le pensioni, la fascia che deve essere salvaguardata dall'inflazione deve essere almeno quella che arriva fino a 1.800 euro lordi, che non sono chissà quanto. Abbiamo anche detto che per quanto riguarda il drastico taglio delle pensioni di anzianità, quel taglio va rimodulato. È incredibile che persone si debbano trovare con 5-6 anni in più di vita lavorativa di fronte dall'oggi al domani. E in questa fase in cui ci sono tante situazioni di crisi, difficoltà, lavoratori che perdono il lavoro ma non hanno già il diritto alla pensione, questo è un problema pesante. La cronaca con un furto perpetrato nella notte ai danni del comune di Manduria. Ignoti hanno scassinato la cassetta di sicurezza dell'ufficio Economato impossessandosi di ben 10.000 euro. I malviventi hanno portato via anche il computer che era nella stanza del primo cittadino. Indagano i carabinieri. E intanto nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di Grottaglie sono intervenuti presso un appartamento del centro cittadino. Ignoti, dopo aver forzato la tapparella di una porta finestra, si sarebbero introdotti nell'appartamento asportando una piccola cassaforte contenente denaro contante per complessivi 4.500 euro e due libretti postali. Questo secondo quanto ha dichiarato agli inquirenti il proprietario dell'appartamento. Sono in corso ovviamente indagini. E indagini anche sull'incendio di autovettura che è avvenuto nella notte sempre a Grottaglie, sempre nel centro cittadino di Grottaglie. È andata in fumo una Ford Max. Non si esclude che il rogo sia di natura dolosa. Vertice in provincia intanto sui tagli ai collegamenti ferroviari da e per Taranto, ripristinato un Freccia Bianca, ma il territorio pretende collegamenti funzionali alle sue esigenze. Sentiamo.
Dopo la protesta del territorio, Trenitalia ha ripristinato un treno a Freccia Bianca in partenza dalla stazione ferroviaria di Taranto. Un timido segnale che non convince gli amministratori locali, che pretendono collegamenti funzionali alle esigenze del territorio. In provincia, vertice presieduto dal vicepresidente Costanzo Carrieri e dal consigliere delegato Luciano Santoro, al quale hanno partecipato l'onorevole Vico, i consiglieri regionali Cervellera, Mazzarano, Lo Spinuso e Pentassuglia, insieme alle organizzazioni sindacali, confederali e di categoria. Assessore, dunque, oggi il ripristino di una linea, una Freccia Bianca, ma è solo una timida risposta alle richieste di questo territorio. Non solo è una timida risposta, ma non credo che sia anche una risposta razionale, perché un treno che parte alle 10:17 per arrivare alle 19:25 a Milano con una giornata di viaggio, io non credo che sia la risposta più adeguata, anche perché mezz'ora prima c'è un altro treno che fa scalo a Bari. Quindi siccome parliamo anche in un momento in cui bisogna razionalizzare le risorse, io credo che la razionalizzazione passa attraverso l'istituzione di treni che servono al territorio, che possano rispondere alle esigenze dell'utenza, altrimenti poi sarà troppo facile statisticamente dimostrare che quei treni partono e sono semivuoti. La proposta è quella di aprire una cosiddetta vertenza di sistema che coinvolga anche le vicine regioni, la Calabria e la Basilicata. L'interlocuzione non deve essere solo con il governo nazionale, dicono i sindacati di categoria, ma anche con la regione Puglia. Qual è lo stato dell'arte? Sì, c'è un tavolo che l'assessore Minervini insieme al presidente Vendola hanno aperto con il ministro Passera e con Trenitalia. Dentro quel tavolo c'è una peculiarità tarantina, perché tra le regioni penalizzate c'è sicuramente la Puglia, ma tra le città pugliesi c'è la città di Taranto, la provincia di Taranto, che è sicuramente tra le più penalizzate. Questa mattina c'è stato ripristinato un Freccia Bianca, ma è una timida risposta, che è parziale. Noi vorremmo che i notturni venissero ripristinati e che si rafforzasse il collegamento Taranto-Bari, così come fino a poco tempo fa. Da oggi è partito il nuovo calendario di orari, per questo abbiamo fatto questo incontro, abbiamo promosso un incontro qui come amministrazione provinciale. Sicuramente noi vogliamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, continuare una vertenza che abbiamo aperto tempo fa e che assolutamente deve tendere a ripristinare ciò che avevamo. È intanto previsto per il 15 dicembre l'astensione dal lavoro di 24 ore dei dipendenti del CTP in adesione allo sciopero proclamato a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FAISA e UGL a sostegno del rinnovo del contratto di lavoro. È probabile dunque che non siano effettuati gli autoservizi programmati con partenze comprese nelle seguenti fasce orarie: dalle 8:45 alle 12:45, dalle 15:45 alle 24. Tutte le altre corse programmate durante la giornata saranno regolarmente effettuate, mentre per giovedì 16 dicembre è previsto uno sciopero di 24 ore per quel che riguarda l'AMAT, 24 ore per il personale viaggiante, ma anche per gli impianti fissi. Saranno ovviamente garantiti i servizi indispensabili previsti dalla legge 146 del 90. La politica, una conferenza stampa questa mattina organizzata dalla Puglia per Vendola per presentare il responsabile organizzativo del movimento per Taranto in vista dell'imminente appuntamento elettorale. Sentite. Un programma politico serio che faccia tornare la voglia ai cittadini di credere nella politica e mettere nelle sue mani la speranza per un futuro migliore. È il manifesto della Puglia per Vendola che con Francesco Ladomada ha presentato il responsabile organizzativo per il Movimento su Taranto in vista della primavera elettorale. Un concetto di idee e di progetto della città va messo al tavolo del centro-sinistra, prima di tutto un programma di cosa vogliamo fare di questa città, dello sviluppo soprattutto economico di questa città. È importante pensare cosa questa città deve dare ai nostri cittadini e soprattutto a una percentuale altissima di disoccupati. La crisi è una crisi sicuramente internazionale, nazionale, però nella nostra città è maggiormente avvertita per un problema occupazionale che è molto rilevante. E quindi ritengo che i personalismi, i nomi e i cognomi per il momento vadano comunque messi un attimo da parte e si parli chiaramente di un programma di sviluppo e di progettualità di cosa vogliamo fare della città.
I cittadini sono arrabbiati, disillusi, cosa la Puglia per Vendola vuole dire loro? Penso che tutto questo sia fatto da una gestione in generale non attenta ai veri reali problemi. Ritengo che la politica debba pensare ai reali problemi dei cittadini. Noi, per quanto riguarda la città di Taranto, dobbiamo permanentemente mettere da parte il problema del dissesto. Il dissesto esisteva, chi comunque doveva amministrare sapeva che aveva di fronte un dissesto e quindi doveva essere capace, doveva farsi capace di continuare attraverso la fase del dissesto anche un problema di progettualità e di sviluppo e di realizzazione di progetti reali per affinché questa città potesse rinascere rispetto al passato. Innovazione e sviluppo sostenibile, parole chiave per il futuro e per superare la crisi. Presso lo stabilimento di Grottaglie Alenia e Boeing hanno varato la quarta edizione del progetto Naturalmente Scuola. Educare i giovani alla tutela dell'ambiente. Presso lo stabilimento Alenia di Grottaglie si è tenuto il progetto ormai rituale promosso da Boeing e Alenia Aeronautica, Naturalmente Scuola. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, si inserisce nell'ambito delle politiche di responsabilità delle due aziende. Obiettivo finale: accrescere la necessità di un equilibrio tra sviluppo economico e qualità della vita, incentivando comportamenti responsabili, soprattutto nelle nuove generazioni. Innovazione futuro, parliamo ai ragazzi del tessuto connettivo locale, che saranno i leader del futuro, quindi che molto probabilmente verranno a far parte del nostro mondo aerospaziale. Parliamo probabilmente del sistema più innovativo e anche tecnologicamente più avanzato della parte commerciale dell'aerospazio, quindi noi come Boeing guardiamo sempre alla soglia dell'innovazione, alla soglia della tecnologia. Qui in Italia con Alenia, con il mondo Finmeccanica, in questo particolare caso guardiamo ai ragazzi, come dicevo prima, del futuro, cioè i ragazzi che saranno gli ingegneri del futuro, che saranno coloro che si interfacceranno con noi Boeing, i veri cittadini nel futuro. Quindi siamo già alla quarta edizione di questo Naturalmente Scuola, grandissimo successo, un programma ripetuto già l'anno scorso in Spagna, quest'anno Regno Unito, Francia, Australia e tanti altri, con patrocini UNESCO, non necessariamente un fattore da così molto facile da ottenere. Perché? Perché hanno riconosciuto i meriti non solo della sinergia industriale ma anche di quella accademico-didattico-educativa. La cronaca: nella mattinata di ieri presso un ipermercato cittadino i carabinieri della stazione Taranto Principale hanno arrestato per furto Matteo Danzi, di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso dal personale della vigilanza interna all'uscita del centro commerciale con una bottiglia di champagne del valore di 105 euro nascosta sotto il giaccone. Se la sono invece cavata con una denuncia a piede libero due insospettabili coniugi che sono stati sorpresi presso lo stesso ipermercato mentre tentavano di asportare vari oggetti per un valore di circa 60 euro. In quest'ultimo caso procedono i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Taranto. Incontro di presentazione questa mattina presso l'Istituto Scolastico Pitagora del libro di Giovanni Battafarano, Taranto Capitale, un lavoro che in maniera propositiva analizza la centralità di un territorio defraudato del proprio ruolo. Sentite. La Taranto Capitale, indicata dal titolo del libro curato da Giovanni Battafarano, è la città che vanta un ruolo centrale negli ambiti definiti dal suo sottotitolo: economia, lavoro, ambiente e società. Una rivendicazione storica, ma proiettata però verso il futuro. Questo lavoro di approfondimento scientifico è una riflessione nella quale sono stati coinvolti alcuni personaggi politici, uomini di cultura o esponenti della società civile che negli ultimi anni hanno maturato esperienze specifiche nei campi fondamentali della vicenda sociopolitica cittadina: ricerca economica, politica, istituzioni, scuola, sanità e pubblica amministrazione, non dimenticando di avviare proposte concrete. Taranto Capitale, nel senso che è una capitale del mezzogiorno relativamente al suo insediamento industriale, alle attività produttive che a Taranto ci sono, la marina, e l'arsenale e così via, ma anche Taranto Capitale in un altro significato, nel significato che Taranto ha tante risorse, soprattutto le risorse umane, pensiamo ai suoi giovani, e noi vogliamo anche attraverso questo libro valorizzare queste sue risorse che tanto importanti, che non sempre vengono adeguatamente valorizzate.
state. Molti, quando hanno visto questo titolo, hanno pensato subito capitale della Magna Grecia. È come se Taranto fosse relegata ad un ricordo di grandezze lontane e non potesse invece essere qualcosa di più attuale. Il senatore Battafarano, che ha curato quest'opera, ci ha tenuto invece a precisare che capitale oggi dell'industria, forse anche dei commerci nell'area del Mediterraneo, è capitale umano. Quindi è una scommessa conoscere i limiti e le risorse di questa città per rilanciarla nel futuro nel Mediterraneo e a livello più internazionale. Sono stati sorpresi dai carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Taranto mentre eseguivano alcuni lavori presso un suolo demaniale nei pressi di San Vito. Si tratta di un operaio di 27 anni e del suo commissionario, un imprenditore tarantino di 68 anni. Erano intenti a realizzare opere abusive che andavano a modificare un terreno demaniale sottoposto a vincoli paesaggistici e idrogeologici. Per l'operazione si sono avvalsi dell'utilizzo di un escavatore sottoposto poi a sequestro, con cui stavano praticamente scavando delle buche, deturpando in questa maniera il fondale dello specchio acqueo antistante il sito. La penultima domenica prima del Natale ha fatto la differenza rispetto alle precedenti in termini di movimento nel centro cittadino e nei pressi degli ipermercati. L'apertura dei negozi ha rappresentato l'occasione per dare il via al tran tram degli acquisti per la festa. Una giornata non solo per curiosare, pare che infatti qualcuno abbia già cominciato a fare regali. Sicuramente non siamo ancora nel pieno della frenesia prenatalizia, ma il traffico che ha caratterizzato la giornata di ieri fa ben sperare in un periodo di ripresa per il commercio tarantino. Si è tenuta intanto questa mattina un confronto tra l'assessore comunale alle attività produttive Gianni Cataldini e le associazioni di categoria dei negozianti per stilare il calendario delle aperture domenicali. Fino al 31 dicembre verrà applicata la legge regionale in materia, in seguito occorrerà programmare nuovi incontri per applicare quanto previsto dal governo Monti in termini di liberalizzazioni. È il momento della pubblicità, noi ci rivediamo subito dopo.